ho cominciato a gareggiare con Merce, Gimondi, c'erano Fuente, poi c'era Motta ancora, anche se era verso la fine, insomma, Bitossi, e dopo sono arrivati assieme a me Battaglin, Baronchelli, poi è arrivato Saronni, Ino, e all'estero c'era poi Martens, Polentier, se parliamo di diretti avversari miei, di Ras, di Knetemann, di Turau, che sono stati tutti corridori che hanno fatto grandi vittorie. Tevné, per dire, che ha vinto il Tour, l'unico Tour che ho fatto io, è stato un corridore che comunque ha vinto due Tour de France, era uno che in salita andava forte, insomma. Gli scalatori spagnoli, io mi ricordo questo Fuente, che era uno che quando decideva di partire, partiva e staccava tutti, è che spesso ha sbagliato i tempi nelle sue imprese, perché mi ricordo al Giro d'Italia attaccava sulla prima salita e poi, per dire, alla tappa, al tappone di Bassano, che venivamo dalle cime di Lavaredo, che era l'anno che Merce aveva vinto il giro per 12 secondi su Baronchelli. Fuente sulla prima salita attaccato, l'abbiamo preso a 3 km dall'arrivo, ha fatto tutta la tappa da solo e l'abbiamo preso, che insomma bastava che partiva sull'altra salita e vinceva, se lui partiva su grappa vinceva la tappa sicuro. Invece è andato in fuga tutto il giorno e poi l'abbiamo preso in fondo alla discesa del grappa, a 3 km dall'arrivo. Era uno scalatore veramente potente, perché quando decideva Dakar, io mi ricordo che aveva vinto una tappa giù a Sorrento, che era andato via, e io ero arrivato anche lì secondo, e anche alla tappa di Bassano, che mi aveva battuto Merce. Invece a Sorrento era arrivato lui e io ho battuto Merce in volata, tutti quelli che eravamo lì, adesso mi ricordo. E era una tappa di salite, non salitoni, però si faceva il Monte Faito, che era a 1000 metri di slivello, insomma non era una passeggiata, no? Le corse erano quelle lì, tu se decidi di correre devi accettare tutti quelli che trovi sulla strada, insomma non è che puoi fare a meno, perché se vuoi essere riconosciuto come un grande corridore devi confrontarti con i migliori e possibilmente batterli. Non era semplice, ma però qualche volta ce l'ho fatta. Per fortuna si dimentica la fatica, perché si fa un po' alla volta e dopo, quando vinci o quando le cose vanno bene, te ne dimentichi. Però è chiaro che sei sempre, sai che il giorno dopo ti aspetta di nuovo di correre o in salita o pianura e rincorrere gli altri o cercare di andare in fuga, però non mi ha mai fatto paura la fatica. Se fosse per la fatica correrei anche adesso, con risultati molto diversi, insomma, ma non è che la fatica non mi ha mai fatto paura, insomma, no. Il ciclista ai tempi era, come dire, entrava più nel cuore della gente, perché noi eravamo molto più vicini al pubblico, alla gente, e oggi il corridore è quasi come una macchina, viene comandato dall'ammiraglia col telefonino, con le radioline che hanno, perché oggi nelle ammiraglie hanno la telecamera, hanno la televisione e vedono tutto quello che succede, perciò il corridore non è come noi, ci davamo noi cosa si faceva, non è che, quando arrivava la macchina e le cose erano già successe, perché finché non eri in fuga le macchine potevano avvicinarti, e non è che ci dicevano per radio fermati, vai avanti o tira o non tira, insomma. Oggi succede questo, è tutto cambiato, lì dovevi prendere delle decisioni immediate, non è che avevi tanto tempo per pensarci, insomma, no? Il giovane vive nel mondo moderno della tecnologia e forse gli sembrano cose assurde, perché dipende con che occhio uno lo guarda, perché è chiaro che non può guardare il nostro ciclismo per fare il ciclismo di oggi, perché se fa le cose che facevamo noi non vince, perciò è che le gare
hanno avuto la loro storia, noi guardavamo quelli prima di noi, questi che arrivano dopo, ma però dal punto di vista della preparazione, dell'alimentazione, del modo di correre, di gestire le squadre, tutto, il mondo è cambiato completamente e non credo che si possa prendere esempio dalle nostre corse per diventare un corridore, anche se è difficile tuttora il ciclismo, insomma, perché comunque le salite, la Parigi-Roubaix, le strade sono ancora così, insomma, si fa più velocità, hai più assistenza, i mezzi migliori, però la differenza poi la devi fare in qualche maniera. Ma credo che non, guardando le nostre corse, l'unico esempio che possono prendere è quello del sacrificio di capire che correre in bici non è una passeggiata, insomma, che devi farlo e dedicarti al 100%, insomma.